tutti ragazzi, bentornati sul canale YouTube di lifeintravel.it. Siamo sempre Leonardo e Veronica, Leo è vero, per gli amici. Leonardo la mamma... e Veronica non sei mai sentito, è bruttissimo. Ok, scusa. La barba di Leo è sempre peggio, non so chi l'ha avuto il piacere e la fortuna di vederlo sbarbato, ma torniamo a cose serie. Oggi siamo qua per parlarvi di un grande personaggio, un grande cicloviaggiatore italiano che abbiamo avuto il piacere di conoscere qualche anno fa, giusto? Giusto. Quando lui cosa faceva? Quando lui era ancora arroccato in un rifugio sul Monte Baldo a fare il cuoco. E sì, vabbè, ormai praticamente fa tutta la un altro indizio. Abbiamo anche rischiato di incontrarlo qualche anno fa, nel 2015, in Marocco, che lui l'ha attraversato per un mesetto, mi sembra, qualcosina in più. Abbiamo rischiato di incontrarlo, ma non lo abbiamo incontrato. Chi è? Chi sarà mai? Vabbè, l'abbiamo incontrato una terza volta, anzi la seconda volta, perché la seconda ho fatto un po' di casino. Comunque, vabbè, torniamo indietro. L'abbiamo rincontrato un'altra volta, praticamente un mesetto fa, quando c'è stato il BAM, questo evento per cicloviaggiatore, il Bicycle Adventure Meeting a Mantova, e lui c'era. È tornato da poco dal suo ultimo grande viaggio, e si chiama Dino. E io ho avuto la fortuna e il piacere di rubargli un'intervista nel mezzo di tutte le domande che gli venivano fatte in giro per il festival. È stato gentilissimo, si è reso disponibile. Adesso vi faremo ascoltare questa intervista. L'unica cosa che vi devo chiedere, scusa, l'audio non è eccezionale perché c'era la musica, c'erano le presentazioni in sottofondo e quindi si sente quello che dice Dino, ma si ha anche un sottofondo un po' così pesante. Quindi Dino Lanzaretti, per chi non è stato al BAM, sembrerà un po' di essere lì mentre si ascolterà l'intervista. giusto, bravo. Due esperienze in una. Volevi dire qualcos'altro? No, buona intervista. Buona intervista con Dino Lanzaretti, che è stato in Siberia. Ciao ragazzi, sono un po' emozionato, devo dire, perché qua ci abbiamo un personaggione dei cicloviaggiatori italiani. Quest'anno direi che se ci fosse un premio cicloviaggiatore dell'anno, logicamente lui lo vincerebbe per distacco. È Dino Lanzaretti e per quei pochi probabilmente dei nostri utenti che non lo conoscono, chiedo subito a lui di fare una breve introduzione di se stesso. Ciao ragazzi, io faccio come loro viaggi e ho la fortuna di avere tempo a disposizione, quindi mi sposto di qua di là del mondo, e l'ultimo viaggio che ho fatto adesso ho attraversato la Siberia d'inverno al freddo. Al freddo è dire poco, direi. Ascolta Dino, ma secondo te come mai tu, che hai viaggiato davvero per tutto il mondo, adesso diciamo nel nostro piccolo mondo dei cicloviaggiatori hai raggiunto la popolarità, diciamo così, attraverso questo viaggio che alla fine comunque è stato un gran viaggio, perché è stato un gran viaggio, però alla fine ne hai fatti altri, il Tibet, io mi ricordo il Tibet che hai attraversato praticamente da clandestino, giusto? Esatto. O hai fatto l'Africa, hai fatto praticamente tutto il mondo, giusto? Il mondo è enorme. Giusto, sì, anche però, questo è vero. Però secondo me è tutto merito dei social. Quando ho cominciato a viaggiare non esisteva la email. Avevo i rullini analogici, sviluppavo le foto e raccontavo a mio padre e ai miei amici, fine. Poi con l'avvento di YouTube, con l'avvento soprattutto di Facebook, Instagram, adesso è molto più facile viaggiare perché hai informazioni a pioggia ovunque, su qualsiasi punto del mondo, grazie a voi anche. E poi racconti una cosa, la butti lì, uno la condivide, poi magari fatalità, l'itinerario di quest'anno era abbastanza poco battuto, vuol dire che non c'era mai stato nessuno prima. Già. Interessante con quel punto di vista lì, però sono i social che fanno la differenza, che adesso uno può raccontare, condividere. Ascolta, allora entriamo nel racconto di questo dell'ultimo viaggio, visto che è il più recente. Non so se per te è il più bello, anzi, prima domanda, per te è stato il più bel viaggio che hai mai fatto? Domanda banale tra il resto, ma vabbè. O no?
Ma non lo so, non esiste, è come dire qual è il migliore dei miei figli, cioè il viaggio, sì. Non lo so, sicuramente il viaggio che mi ha è più difficile in assoluto, molto molto di più di quello che avevo minimamente calcolato, nonostante avessi calcolato tutto. E quindi la difficoltà più grande qual è stata? La difficoltà più grande è stata restare vivo oltre ogni ragionevole dubbio, cioè quando la natura ti dice non sei fatto per stare qua, non andartene che non hai il tempo, ma ibernati, ci troviamo l'estate prossima, e invece il corpo umano e la mente mescolati vanno avanti, quindi vai oltre le capacità, ma semplicemente perché il fisico e il corpo umano è stato già progettato per andare oltre, noi lo sappiamo, però noi siamo nati lì, noi siamo discendenti dall'uomo di Neanderthal che cacciava un mammut coperto di pelle di pelliccia durante l'era glaciale, e noi siamo scendiamo da lì, quindi basta solo reimparare a vivere in situazioni estreme, il corpo e la mente se lo ricordano. Ma la barba ti ha aiutato? Sono quasi morto, mi si è congelata la barba con le maschere, siccome avevo le pezze al culo, c'ho ancora le pezze al culo e non ho usato nessuno sponsor, tutta l'attrezzatura un po' mi è stata prestata, molta me la sono costruita, tra cui le maschere, e si è congelata la maschera con la barba. Barba tanta, ghiaccio tanto, il fiato, e non riuscivo a raggiungere la bocca, quindi per giorni non sono riuscito a mangiare né a bere. Quindi mi sono tagliato per la disperazione la barba e poi ho ripreso ad alimentarmi regolarmente. Quindi la barba è stato tutt'altro che aiutato, insomma. Se andiamo io e te, non siamo fottuti tutti e due. Perché la barba. Io vedevo Fogar, Roger Fogar quando ero bambino, Mesna, tutte quelle barbe. Ma infatti. Però a meno 60 la barba ti frega. Poi l'ho capito, mi sono tagliato la barba, però mi sono lasciato i baffi, perché per i siberiani l'uomo col pelo in faccia. Cioè, ha un suo perché. La barba però no. Ok, poi invece tu l'idea iniziale era quella di fermarti dove? Ma io volevo attraversare la strada delle ossa, quindi arrivare da Magadan a Yakutsk, e volevo prendere in gestione un rifugio in montagna, perché ho fatto tanti anni il cuoco nei rifugi, è appunto il modo con cui ci siamo permesso di viaggiare 6 mesi e lavorare 6 mesi. Ma le cose non sono andate in porto e fatalità, perdere il lavoro in mezzo alla Siberia è stata una meravigliosa, meraviglioso colpo di fortuna, perché poi da lì ho detto, beh, già che siamo, non abbiamo un lavoro, continuiamo. Ecco, pedalato fino a casa. Uno normale chiaramente fa esattamente quello che fai tu, cioè si dice ok, che bello, ho perso il lavoro e vado, pedalo fino a casa, no? Azioni, o ti disperi, torni a casa, oppure sei in un posto strano dove c'è stata pochissima gente, c'è una bici meravigliosa carica di tutto quello che serve, secondo me sei un folle se torni a casa. Quindi poi sono andato sul lago Baikal, ho attraversato il lago Baikal ghiacciato, poi giù in Mongolia, ho attraversato la Mongolia, poi Asia centrale, Caucaso e a casa, passando per la Grecia, e ho attraversato anche l'Italia, che è un paese da non sottovalutare. Bravo, e loro la nostra stanno raccontando quasi quotidianamente su questo canale. La nostra bella Italia, bravo, fai un po' di promozione. Ascolta, un'ultima domanda. Perché un nostro utente, qualcuno che ti sta guardando, dovrebbe, faccio una domanda così molto meno poetica, perché dovrebbe saltare in sella e partire? Ma ti dico come ho cominciato io, non avevo nessuna virtù, nessun talento, facevo pietà, giocare a calcio, e la cosa più facile del mondo è andare in bicicletta. Mi piaceva viaggiare al tempo, prendevo pullman di qua e di là, però mi mancava qualcosa, era diventato troppo facile prendere sui pullman, e per sbaglio ho messo insieme la bicicletta, 15 anni fa, 20 anni fa non c'era gente, tanta gente come adesso che andava a giro in bici, metti insieme la passione di viaggiare, la curiosità e la bellezza di spostarti con tuo sudore, guadagnarti la strada col tuo merito di fatica, è stato meraviglioso. Quindi vi consiglio vivamente, provatelo, partite, andate via 2 giorni, dormite in tenda, andate via poi 3 giorni, magari poi fate le ferie, poi magari uno prende un periodo sabbatico, si fa 3 mesi, ma vi assicuro che è una droga molto pesante. Ecco, bici, l'unica cosa che c'è da dire è attenti, che crea dipendenza, quindi state molto attenti, sì, a questa. Assolutamente sì, crea dipendenza, ma un sacco di salute, un sacco di bici. Ah, quello è, senza dubbio. Va bene, grazie mille Dino, grazie, è stato uno strapiacere parlare con te e intervistarti. Ciao! Ciao, ciao a tutti! Bella intervista, bravo Leo, molto divertente e interessante. Sì, lo spero, per me è stato un grande piacere intervistare Dino, perché appunto lui è un grandissimo personaggio.
ed anzi vi consiglio vivamente di seguirlo sui suoi canali social, su YouTube, qui su YouTube, su Instagram, su Facebook, perché davvero lui è esilarante e coinvolgente nelle sue narrazioni sui canali. E tra il resto, da quest'anno inizierà anche a partecipare e a accompagnare viaggiatori in giro per il mondo assieme a Willy Mulonia, altro grandissimo cicloviaggiatore. E quindi se volete andare insieme a loro in giro per il mondo, non vi resta che contattarli e scoprire, iscrivervi e scoprire dove vi porteranno. Chiaramente, oltre a loro, non dovete fare altro che seguire anche noi sui nostri canali. Quindi iscrivetevi qua sotto sul canale YouTube, seguiteci su Facebook, e su anche Instagram. Che ci stiamo impegnando tanto, pubblichiamo delle belle foto, spero. Tu più di me, sicuramente. Quindi seguiteci anche lì. E quindi seguiteci anche lì e non mi resta che augurarvi buone pedalate e buona estate. Ciao! Ciao!